Sempre grandi copioni, grande lotte all'ultimo centimetro, veramente c'è una lotta per la leadership di casa incredibile. È bello premiare ragazzi che al di fuori dell'abitacolo sono sempre amici, ma per la televisione strette le cinture diventano veramente dei fighter di razza. Terzo in RS 1006 il rientrante, e va il nostro più caro benvenuto a lui, Vincenzo Romeo. Mamma mia, niente, la timidezza va più forte della macchina da corsa. Grazie di essere stato con noi Vincenzo, piacere di rivederti in nostra compagnia. Secondo classificato il numero 88, Luigi Molinetti. Il pilota più timido d'Italia, signori. Eccolo qua, Luigi Molinetti, bravo Luigi, bravo, bravo, bravo. Padrone di casa, malato della sua gara, della sua strada, già campione italiano, campione di consensi, di umanità, di simpatia, di bontà, vince la RS 1006, il numero 84, Rocco Porcaro. Non ti sei portato neanche un erede stavolta, eccola là, abbiamo la principessa, mi sembrava strano, la principessa. Un applauso ai nostri prima attori della RS 1006.